Dottore Pasquale Ragone, la medicina di base in questo periodo è quanto mai importante? Stiamo avendo un'idea per dimostrare quello che fa la medicina generale sul territorio come cura i pazienti con affetti da Covid. Affetti intendo non solo positivi, ma sono positive anche con sintomi di malattia. Ho chiesto ai medici del mio comprensorio, siamo circa 180 e mi hanno risposto per il momento in 63 medici, ho chiesto loro quanti pazienti loro stessero curando in questo momento a casa, a domicilio, quelli malati con i sintomi. Su 63 medici abbiamo ricevuto, ho fatto questo file in cui noi stiamo curando in questo momento a domicilio malati di Covid 365 persone. Questi sono pazienti che noi monitorandoli possiamo curare tranquillamente a casa fino a che quei parametri di cui abbiamo parlato prima non sono tali da far mettere in grave crisi il paziente, quindi con il pericolo di vita del paziente stesso. Questi 395 sono pazienti che hanno la temperatura alta, hanno la saturazione che sta tra 91 e 92, dico dei numeri ma non diamo dei numeri. Quando questi valori scendono molto bassi, chiaramente noi non abbiamo né uno strumento radiologico, né un TAC, né esame di laboratorio, è soltanto l'esperienza e la capacità e i protocolli che noi conosciamo, l'esperienza di febbraio e marzo a questo ci è servita, per cercare di curare i pazienti quando è più possibile a casa. Perciò è una bugia che i medici di famiglia mandino i pazienti in ospedale. Noi li curiamo a casa, noi ci sentiamo tutti i giorni con i nostri pazienti sono forniti di alcuni semplici strumenti, il termometro per la temperatura, l'apparecchio per la pressione e la cosa molto più importante che è il saturino. Il paziente è stato istruito da noi a fare un report giornaliero in cui, scusatemi la grafica, riporta quei parametri che vi ho detto prima, alle 8, alle 12, alle 16 e alle 20. La sera lo manda al proprio medico di famiglia che fa una valutazione, conosce la terapia che sta facendo e modula la terapia del paziente. Quando noi abbiamo che soprattutto il parametro della saturazione si abbassa molto, oltre centilimetri, non dico i numeri perché sennò possiamo spaventare qualcuno, allora purtroppo abbiamo bisogno del ricovero ospedaliero. A noi non sta bene che continuamente qualcuno che non conosce la realtà della medicina di famiglia, che è una medicina che sta proprio a contatto col paziente, e il rapporto tra il medico di famiglia e il suo assistito è un rapporto fiduciario. Il paziente ha scelto il medico, non è il medico che chiaramente se lo trova come se lo trova il collega in reparto. È un rapporto proprio familiare, fiduciario tra il medico, e noi chiediamo il rispetto per questo lavoro, anche il rispetto dei morti che abbiamo avuto, e noi abbiamo avuto nelle parti nostre una ad Ercolano, ad una Pozzuola, altri due medici di famiglia che sono deceduti.